con poi Reto Schenkel, svizzera, in ottava con 25-21 quest'anno. Comunque se la ride Bolt. Si corre per la finale di domani, sarà l'ultima gara dell'ottava giornata alle ore 14:20 orario italiano. E qui un minimo dovrà correre, quindi vediamo la condizione, che se non è stata altissima sui 100, sui 2 era anche un po' di meno. Potenza valida per questa seconda semifinale del 200, partito subito molto forte Usain Bolt, poi bene anche l'interno, anche Ronda al Sorriglio. Ronda al Sorriglio, Usain Bolt passa al primo posto ai 100 metri e si guarda intorno e va verso la linea del traguardo senza avversari praticamente, mentre Jesu Maselin Dure al secondo posto va a prendersi la qualificazione 20-32 in assoluta scioltezza. Che te ne pare Stefano? Con tutte si maschera molto, io non riesco a capire in che condizione sia, sicuramente non è quella di 19-19. No, faceva 19-70 così due anni fa. Sì, però c'è sempre questo vento contrario di un metro, contro, sì. E quando uno corre così maschera talmente bene che è difficile anche dare spiegazioni. Avete visto come si girava con la testa in continuazione? Un 100 metri l'ha fatto, qui sta... non si addanna ma spingicchia un pochettino, sì. Adesso controlla. Lui non ha impressionato il primo 100, cioè normalmente lui quando è proprio esce molto più avanti nel primo 100, però magari mi sbaglio. No, è che magari non serviva, quindi sì, però insomma, due anni fa con questo tipo di corsa faceva 19.